Nella scorsa video lezione su Epicuro abbiamo analizzato la sua teoria del piacere. In questa video lezione vediamo che cosa vuol dire vivere felice secondo l'etica epicurea. L'etica epicurea consiste nella ricerca della felicità, ossia del piacere. Il piacere è il principio e il fine della vita beata. Pongo il piacere grazie al criterio della scelta, mediante il quale valuto ogni bene. Per Epicuro, la ricerca del piacere, ossia della felicità, non è una forma egoistica, ma coincide con l'ordine dei doveri naturali e dei piaceri naturali. Per il filosofo, il piacere è un piacere moderato, perché bisogna fare una scelta delle cose e le mie azioni non devono creare problemi agli altri. Come abbiamo già visto nella scorsa puntata, Epicuro distingue il piacere stabile, ossia catastematico, da quello in movimento, cioè cinetico. L'atarassia, ossia l'assenza di turbamento dell'anima e l'apnea, cioè l'assenza di dolore fisico, sono piaceri stabili, stabili. Per raggiungere l'assenza di turbamento e l'assenza di dolore fisico, Epicuro fa un calcolo dei bisogni e li distingue i bisogni in naturali e necessari, come il mangiare e il bere, naturali e non necessari, come il mangiare caviale e bere champagne tutti i giorni, non naturali e non necessari, ad esempio, guidare macchine di lusso. La felicità per Epicuro è negativa perché risiede nella distruzione del dolore e per questo si deve rinunciare a quei bisogni, a quei piaceri che procurano turbamento. Bisogna fare un calcolo delle conseguenze, scegliendo quei piaceri che non procureranno in futuro grandi dolori e sopportare quei dolori che porteranno ad avere un grande piacere. Epicuro rinuncia all'edonismo, ossia al piacere sfrenato, perché il piacere di cui parla è un piacere moderato. Per essere felici dobbiamo scegliere i bisogni naturali e necessari. L'etica epicurea identifica la felicità con il piacere, ma non per questo può essere risolta in una mistica. Epicuro invita l'uomo a valutare i propri desideri in modo da accogliere solo quelli che non possono essere causa di dolore e di sofferenza, e gli introduce nel calcolo dei piaceri la riflessione e la razionalità. Grazie alla saggezza, gli uomini scelgono i piaceri e i bisogni da perseguire. Epicuro dona delle massime, cioè dei precetti che aiutano gli uomini a vivere meglio, e gli afferma: di tutte le cose che la saggezza ci offre per la felicità della vita, la più grande è di gran lunga l'acquisto della felicità. L'amicizia nasce dall'utile, secondo Epicuro, ma è un bene di per sé. Il vero amico è colui che non cerca sempre l'utile, né chi non congiunge mai l'utile all'amicizia. Il vero amico non ricerca vantaggi dall'amicizia, ma quando è il momento sa aiutare gli amici in difficoltà. L'edonismo, ossia la ricerca di un piacere senza freni, entra in conflitto anche con la nozione di saggezza, secondo la concezione epicurea. Il saggio persegue la saggezza indipendentemente dall'utile. Il saggio non commette un'ingiustizia, anche se il suo gesto resta nascosto. Non avrà conseguenze negative. Per Epicuro è non solo più bello, ma anche più piacevole fare il bene anziché riceverlo. Il piacere giustifica la solidarietà fra gli uomini. Tuttavia, il motto Epicuro è vivi nascosto, perché invita gli uomini al vivere nascosti, cioè a non occuparsi di politica. L'ambizione, infatti, crea solo turbamento nell'animo umano. E ora ti chiedo di stoppare questa video lezione per riflettere su di te, sulla tua vita, rispondendo a queste due domande. Che cos'è la felicità per te? E che cosa ti rende? Epicuro, nella lettera sulla felicità a Meneceo, perché la indirizza appunto all'allievo amico Meneceo, scrive: «Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'anima. Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa, o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è ancora il momento di essere felice, o che ormai è passata l'età. Da giovani, come da vecchi, è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni, in virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a non temere l'avvenire. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è, tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per averla. In questa video lezione hai imparato che
L'etica epicurea consiste nella ricerca della felicità, ossia il piacere. Il piacere o la felicità per Epicuro è negativo, perché consiste nell'assenza di dolore e per questo bisogna fare un calcolo dei piaceri. Il calcolo dei piaceri consiste nello scegliere i bisogni e i piaceri necessari che non provocano turbamento nell'animo umano. Epicuro rinuncia all'edonismo, ossia al piacere assoluto, per scegliere un piacere moderato. L'amicizia nasce dall'utile, ma è un bene di per sé, perché il vero amico è colui che non si preoccupa di ricavare interessi dall'amicizia, ma nemmeno si tira indietro nei momenti di difficoltà. Il saggio è colui che non commette ingiustizie, anche se il suo gesto resterà nascosto. Epicuro invita gli uomini al vivere nascosti, cioè a non occuparsi di politica, perché l'ambizione genera turbamenti. Ti ricordo come sempre di iscriverti al mio canale, di attivare la campanella per le notifiche e ti invito anche negli altri miei canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn. Ti aspetto nella prossima puntata in cui presenterò la canonica e il materialismo secondo Epicuro.